E allora godiamoci questo sabato anche con le spettacolari immagini della grande festa qui a Prati di Tivo. In tanti sono venuti dall'intero Abruzzo e non solo, per godere di sport ma anche del magnifico paesaggio. E a Prati di Tivo, in occasione dell'arrivo della tappa Spoleto-Prati di Tivo del Giro d'Italia, c'è anche un campione del ciclismo. Si tratta di Alessandro Ballan, testimonial di Banca Mediolanum, nonché campione del mondo 2008. Sì, è un bel ricordo, l'ho vinto a Varese e grazie a quello sono ancora qui. E continuo a portare avanti un po' quei bei ricordi della vittoria. Beh sì, è una bella emozione, una grande soddisfazione, un grande piacere, ma tanta ansia, tanto lavoro, qualche difficoltà anche stamattina per la sistemazione dei parcheggi e delle cose, vabbè, insomma fa parte del gioco, ma un giorno di festa straordinario di cui siamo estremamente fieri. Tanti preparativi, tante conferenze stampa, condite anche da qualche polemica, però finalmente Prati di Tivo ha visto l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Le polemiche sono sempre costruttive, i problemi esistono e la politica deve risolverli, come in questo caso. Abbiamo immediatamente messo in sicurezza il tratto stradale, si vede l'intervento che è costato un po' a questo ente, però è stato tempestivo. Abbiamo ripavimentato la strada e oggi credo sia all'altezza di questa manifestazione sportiva magnifica, di caratura internazionale, che porta all'attenzione di tutto il mondo il nostro splendido territorio e naturalmente il Gran Sasso, che è il nostro grande biglietto da visita di tutto l'Appennino, ma specificatamente per questa provincia. Ma non solo Prati di Tivo, davanti agli occhi di milioni e milioni di telespettatori e curiosi che fisicamente possono raggiungere i luoghi, ma anche, non dimentichiamo, Avezzano e poi Martinsicuro e chiaramente gran parte del territorio regionale. Sì, milioni di telespettatori che possono apprezzare le bellezze del nostro Abruzzo. Già da un paio d'anni facciamo queste iniziative e abbiamo già notato un ritorno turistico importante, quindi siamo convinti che siamo sulla strada buona e su questa strada vogliamo proseguire per favorire ancora lo sviluppo turistico di un Abruzzo che è ancora poco conosciuto, ma pian piano si sta facendo conoscere.